sono primo, clamoroso. 8 minuti. Allora, ragazzi, adesso Danilo, per favore, fermati. Fammi vincere un'arena. Per la prima volta nella storia, fammi vincere un'arena. Riuscirò, ragazzi, in questo intento. Potete scommettere. Grazie per la partita. Adesso torniamo al nostro diamante, che inizia fra 25 secondi. 20 secondi. Ragazzi, avete ovviamente la possibilità di partecipare all'arena diamante durante tutto il corso del torneo. Però se partecipate prima, partecipate due volte, come dicono gli amanuensi. Allora, vi metto di nuovo il comando arena. Spero che voi vediate la musica. E sinestesiasse con i suoni timbrato. Bene, inizia Danilo. Danilo, scusa, stavo giocando D4 per l'abitudine. D4. Ah, forse così non sentite, però in realtà. No, non sentite, quindi devo anche fare così. Adesso dovreste sentire i pezzi, giusto? Facciamoci 4. Perfetto, quindi adesso vi funziona tutto. Giusto? Sentite le mosse, sentite tutto. Molto bene. Ok, quindi posso togliere queste ufficialmente. Vabbè, ho capito, sono sopra di 3000 cose. Cioè, come fermi tutti i pedoni. Giammix03, benvenuto, nuovo follower. Bisogna sempre controllare quando promuovete che ci sia una casa almeno. Ok, next. Bacco, benvenuto. Bacco che ha disabilitato la chat. Ho visto un bel video di St. Louis su un piano del nero che sembra funzionare. Occupare 4, quindi fare alfiere 7 dopo alfiere di 6, no? Quello lì di Pepe Guenca. L'ho visto anch'io. Cioè, l'ho intravisto. Beh, non, è stato, hanno creato un po' di hype su quella cosa, però in realtà non... Cioè, non è fortissima, secondo me. Cioè, non è una cosa che il nero vince. È un piano per pareggiare. Secondo voi dovrei streamare, tipo... Cioè, per fare la richiesta di partner vuol dire che devo streamare 3 volte a settimana. Allora, voi avete dei giorni preferiti, delle fasce orarie? Chiedo, visto che siete presenti. Qui al Fire G3. Twitch boy. Hai cantato bene. Grazie, Zero Boss. Fier di 3, sviluppiamo. Sviluppare è un concetto molto importante negli scacchi. Ora, ovviamente, sorpresa, c'è questo... Su questa colonna H che si apre. Sì, esatto, il video è quello, ok. Ok, qui devo mettere un cavallo in E5 perché altrimenti sta aprendo la linea. Ricordatevi di idratarvi, ragazzi, è molto importante questo fatto. Sembra funzionare questa cosa. Ho dovuto calcolare un attimo. Sembra funzionare. Sto calcolando di nuovo perché ho visto una cosa migliore. Forse. No, ok, quindi facciamo... Sì, quella che ho calcolato, cioè questa. Play. Sì, puoi sfidarmi, Raffi, però questa sera stiamo giocando un'arena, quindi in realtà puoi sfidare tante persone che stanno giocando. E qui facciamo questa roba bella. Diamo 2 pezzi e sfondiamo completamente dal Rocco. Ma sì, ma dai. Ma diccelo anche a noi! Sono le tagliatelle. Marco! Marco, benvenuto! E anche Schneier, benvenuti, ragazzi! E Marco, io ti aspetto per il torneo, se vuoi partecipare. Questa è una diamante. Si vince una membership diamond, se ti interessa. Ok, donna F3. Quindi do un altro pezzo. Diamo questo pezzo. Sacrifichiamo, ragazzi, per la gloria. Se funziona questa cosa. Perché poi in realtà... Ah, cos'è 3 più 2, no? Quindi, vabbè, faccio torre H. Facciamo torre F1. Perché anche questo, diciamo, è attaccato. Tra virgolette. Vai, sacrifica tutto. Allora non me lo faccio ripetere 2 volte. Ragazzi, sacrificare è il primo passo verso l'Olimpo degli scacchi. Tal sacrificava e vinceva, quindi...
come volevasi dimostrare, sacrificare porta la vittoria sempre. La fortuna aiuta chi sacrifica negli scacchi. La dea Caissa, che è la dea degli scacchi, aiuta chi sacrifica. Ricordatevi sempre queste parole. Infatti la sto mandando in confusione totale, non sta capendo niente. Ecco qua, mangio. Qua facciamo... facciamo F5. Forse ci vuole qualcosa di più aggressivo per questo indie. Talvolta fa bene sacrificare. Talvolta fa bene sacrificare. Come Tal il giocatore, lo dico per chi magari si sta adesso affacciando al magico mondo degli scacchi. Facciamo questa. Ok, mangio prima qui. No, perché sennò fa il file B7, quindi non potevo usare... Vabbè, sono sotto di materiale, questo è innegabile. No, posso fare questo. No, ho sbagliato. Beh, sono sotto di materiale, sto perdendo magicamente. Ah, la coppia degli alfieri dall'altro, cioè. Impossibile da vincere questa. Meno che non si trash proprio di quelli powerful. Chissà se vuole la patta. In questa posizione la patta mi può stare bene. Faccio questo premove, non si sa mai. In questi casi bisogna... Incredibile! E si trash! Yes! E si vince di tempo! Yes! Next match! Beh, facciamo un po' di cambi e poi faccio G4. Gli tolgo i cavalli che danno fastidio. Scusa, questo cavallo in presa? Per un attimo ho pensato, boh, magari c'ha qualcosa, invece temo di no. Cioè, temo per lui, in realtà a me va benissimo, cioè, sono contento. Ok, io direi che adesso possiamo mettere firma alla partita. Perché adesso vinco in modo convinto. Ah no, fa quella. Vabbè, quindi difendiamo. Ah no, posso fare questa e vinco, ok. Va benissimo. Vinco materiale subito proprio. Meglio. Magari, purtroppo non posso, dice Marco, che sto terminando un lavoro, ma ti faccio compagnia per un po'. Va benissimo, grazie. Anzi, Marco, io tra l'altro non so che lavoro fai, non te l'ho chiesto. Di Alex so per svariati motivi, tra cui il fatto che me l'abbia detto e le foto che mi ha mandato il giorno dopo che ci siamo... il giorno dopo domenica, diciamo. E quindi capirai il riferimento anche senza stare a spiegare troppo nei dettagli. E quindi, insomma... Ah no, diamo matto, diretto. Il mio avversario si vuole far dare matto. Va bene. Allora, ok. Sì, torno comunque a vedere quante... 15 persone per adesso. Ragazzi, vi ricordo l'importanza di scrivere anche in chat in modo da fare le cose. Cianciuffo dice l'indie ignoranti non funziona, poi è basso il giusto. Molto bene, questo è l'importante, che si senta... che si percepisca appena l'indie. Che si senta nel cuore e non nelle orecchie. Sì, diciamo, sono gruppi a caso. In realtà non è una playlist che ho scelto. Cioè, sì, una playlist, ma non conosco bene gli artisti che ci sono. Vabbè, sì, c'è Willy Peyote adesso. Potete vederlo, non avete l'add-on? Cioè, riuscite a vedere... Cavallo 5 subito o alfiere B5? Alfiere B5. Così mi fai guadagnare subito materiale? È molto educato la parte tua, caro il mio Filippus. Cianciuffo, tranquillo, non la conosci come non conosco gli scacchi. Molto bene, ma Cianciuffo, in entrambi i casi si può sempre rimediare. Si può porre rimedio studiando scacchi o ascoltando questi artisti indie. Tutto questo a proposito di membership. Se voi volete, qua chiaramente faccio cavallo per C6 e vinco materiale. Con le animazioni belle. Ma ditelo a Twitch, ragazzi, che Twitch sono proprio dei cani maledetti. No, nel senso, mi stanno molto simpatici, chiaramente. E qui, chiaramente, vinco altro materiale facendo cavallo E5, scusate, ho problemi con la notazione algebrica.
Ora passo a Mixer, praticamente. No, scherzando, non potrei mai tradire Twitch. Per diversi motivi, svariati, però, insomma, bisogna fare così. E, cosa volevo dire più? Qui, quindi torno indietro. Il mio avversario non abbandona, vuole farmi perdere la pazienza. Forse è la donna, avrei dovuto giocare donna lì. Ok, ha abbandonato finalmente. Next match. Adesso l'obiettivo sarà prendere i testi di questa canzone e storpiarli. Se ci riesco. Ok, giochiamo di nuovo alla francese. Fammi mettere il testo, chissà se c'è. No. Macchine che si vedono al telegiornale mi mettono di buon umore come gli stabilimenti balneari. E il cielo quando è tutto azzurro, il cielo quando è tutto azzurro e l'aria che sa di mare. E tutti ci vogliamo nottare, e tutti ci vogliamo nottare e sole. Ho giocato un ordine di mosse un po' impreciso, vabbè. Comunque, su questa apertura, su questa variante esatta proprio, ci ho fatto un video che potete trovare sul canale YouTube di Chess Society. Un video molto interessante che analizza una mia partita, ovviamente con un giocatore di fascia inferiore, però in cui vinco in modo convincente, secondo me. Quindi andate a vederlo, andate a buttarci un occhio perché è molto interessante. Sì, in realtà mi ha fregato, avrei dovuto giocare piuttosto che alfiere C5, cavallo F6 perché appunto... appunto per evitare la presa di cavallo in E4. Mi mette di buon umore come un bai il pomeriggio. Si scalda in fretta e la birra che si scalda in fretta e l'aria che sa di sale. E tutti che vogliamo schiantare, e tutti che vogliamo schiantare e la torre su H7. Come può essere ritornello? Ti mando un vocale 10 minuti soltanto per dirti quanto sono felice. Come si può dire in linguaggio scacchistico? Ok, adesso possiamo arroccare. Beh, insomma, la posizione è ok. Certo, non sono contentissimo, però. Vabbè, qui l'alfiere va in F5. Proprio la sua collocazione naturale. Anche se G4 è allettante, però... In realtà mi piacerebbe anche fare, questo è un segreto in realtà, non dovevo dirvelo, però mi piacerebbe fare delle dirette karaoke, quindi fare... cioè, in cui metto la base, gioco a scacchi, e nel mentre c'è la base voi leggete il testo e cantate insieme a me le canzoni, però non sono capace di cantare, quindi non è una cosa proprio fattibilissima. Scusate se bevo sempre, però mi rendo conto che bere mi aiuta tanto a non morire. Mi è passato, si è appena reso conto di aver perso un pezzo, tipo. Ok, quindi prendo con scacco qui. Prendo un pezzo gratis. Sviluppo la torre con tempo. Beh, in realtà avrei potuto mettere l'altra, no? Vabbè. Perché la torre stava già bene lì. E invece il mio avversario mi dà un buon motivo per mettere l'altra torre in gioco. Clamorosamente. Deve mettere solo la donna in C1, tipo, forse in F4. Come la metti? Ok, metto in F4, subito, questa. Male, male, male. Ok, adesso dimmi come sopravvivi. Male, male, male. Lo mettiamo a casuccia, allora, alfiere. Lo mettiamo in C6, dai. Così controllo anche 8. Può servire. Notate che io comunque ho cercato di mantenere la colonna mia, no? Non ho cambiato le torri dando la colonna per mangiarmi dei pedoni, ho mantenuto la colonna. Perché non avrei dovuto, diciamo. Ok. E l'idea è che adesso posso fare, credo, questa. Ok, adesso guardate la tecnica. Questa. Beh, ho perso di tempo, vabbè. Ah, volevo dare scacco su casa chiara, ovviamente, di scoperta, e prendere la torre. Vabbè, 7,5 su 9. In realtà ho più punti dei miei avversari, di alcuni, dei miei diretti concorrenti. No, 7,5, 7. Ho più punti di questo, di Donny 007, ma lui precede perché ha fatto una strike superiore, credo. Ok, ah, cavolo ci sei, subito. Ok, E4. No, prendo di C, chiaramente. Mi tengo i pedoni centrali, no? F6. Sto sbagliando col mouse. Ah, ok. Mi ha scritto in chat, Danilo.
Sì, infatti mi sembrava strano che facessi ste mosse, cioè mi sembrava troppo innaturale. Va bene, dai, sei perdonato, però ti batterò lo stesso, scusami. Senza pietà, proprio, non avrò assolutamente pietà di te, sappilo. Nonostante tu mi abbia detto questa cosa. Anzi, proprio perché mi hai detto che stai sbagliando col mouse, ne approfitterò per colpirti mentre sei a terra. Qui F4, togliamo il possesso della casa. Ok, qui prendo tranquillamente la casa di 5. Che diventa un bel avamposto. Qui clamoro. Stanno succedendo cose strane. Danilo, cosa fai? Proprio contro di me. La partita è importante. Mi dai tutto il materiale. E Milano da Teo. Vai, vai, Calcutta. Milano da Teo sulla mappa Neo. Ma ci passo stanotte. Comunque non ci sei. Mi sembra il Colosseo. Dal cielo piovono cocktail. Polisi in elicottero. Su Sesto San Giovanni. Ma con ora arriva il lunedì. Ma che stai facendo, Danilo? Oddio, Danilo, cos'è? Io sono Waldo, questo è Chess Society, il canale numero uno di scacchi dedicato agli scacchi, perché è un canale di scacchi. Non so se avete capito che è un canale di scacchi. Ok, adesso. Ah, c'era anche un cavallo sotto. Sono stato molto generoso nei confronti del mio avversario, non l'ho preso. Perché ho detto tanto vinco uguale. E infatti questi sono gli errori che si fanno e che poi costano. Perché avessi preso quel pezzo avrei, diciamo, solidificato il mio vantaggio enorme. Invece lui sposta il cavallo adesso, immagino. Ok, prendo. Minaccio anche di cambiare le donne. Che è quello che voglio fare. Ah, prende di donna. Non me l'aspettavo. Faccio il fiore C4. Idea il fiore D5 come prima. Anna la nana. Benvenuta, grazie per il follow. Molto, molto bello questo nick, molto, molto divertente. Ok, quindi posso fare donna F6, impedisco l'arrocco corto, minaccio F. Posso fare un'intermedia che prende un pedone, sempre un pedone è un pezzo di core, come dicono in Russia. Ok, quindi possiamo. Abbiamo vinto questa partita. Sono primo, clamoroso. 8 minuti. Allora, ragazzi, adesso Danilo, per favore, fermati. Fammi vincere un'arena. Per la prima volta nella storia, fammi vincere un'arena. Riuscirò, ragazzi, in questo intento. Potete scommettere. Alessandro chiede una cosa. Sto laggando? Giochi con i follower, chiede Alessandro. Alessandro, in questa diretta no. Voglio vedere dopo quante mosse mi apri il popò. In questa diretta no, ripeto, ma faccio delle dirette che si chiamano il bar degli scacchi in cui sfido i follower. Quindi segui Chess Society, c'è la schedule delle prossime dirette, la puoi vedere che si aggiorna automaticamente. Nella descrizione trovi un pannello, scusami, sì, trovi un pannello qui sotto comunque. E trovi tutta la schedule delle mie prossime dirette. E appunto cerca il bar degli scacchi e li sfido sempre. Addirittura ultimamente ho anche introdotto un altro format, diciamo. Che è la Puzzle Battle Hour, in cui sfido tutti voi a Puzzle Battle in modo indefinito, finché non mi stanco per un'ora in realtà, perché è un'ora di Puzzle Battle. Ed è uno strumento bellissimo che se non avete mai visto è proprio la cosa che dite, ma perché ho giocato a Fortnite in questi anni quando potevo giocare a scacchi? Esatto, è proprio quello che direte, mi farete sapere. È una cosa completamente fuori di testa. Magari se c'è tempo dopo ve lo faccio vedere. Ma vabbè, facciamo questa. Consolidiamo la posizione. Vediamo un po' la classifica ancora. Sono ancora primo. Sono in vantaggio di mezzo punto. Ok, vediamo un po' se riesco a. Facciamo questa. Ho scelto un nickname semplice e veloce, come dicono le pubblicità dei surgelati. Pronto in 5. Potevi chiamarti pronta in 5 minuti. Che poi per una donna sarebbe l'idea. Sei una donna, giusto? Non vorrei aver supposto il tuo gender impropriamente. Ora, adesso io non voglio assumere il genere di nessuno, però. Allora, io farei questa. Con idee aggressive. No, in realtà idee solide, perché porto un alfiere a difendere. Quindi è una cosa importante. Alessandro Ita dice: io ho sempre giocato a scacchi con persone più scarse di me. Non ho mai trovato qualcuno in grado di battermi più volte. Io sono scarso. Alessandro, ti posso assicurare che se giochiamo contro ti batto, quindi. Ma tra l'altro tu sei salentino di dove? E per caso frequenti l'università di Lecce? Domanda, perché. So che, insomma, ho visto gente a matematica che gioca a scacchi. Con la scacchi, ovviamente, è gente comunque scarsa, però. Ok, io qua mangio. Pedone gratis, buono. Oh, qui c'è un piccolo problema tattico, in realtà. Però, vabbè, non è importante. Se fa cavallo G5, no? Perché sta minacciando matto in. Ah, fa quella.
Ah, perché c'è la torre sotto. Faccio torre... torre qui. No, perché attacca qui, attacca. Quindi donna di 6, forse. Credo di aver difeso discretamente la posizione, vabbè. E Anna Banana, quindi tu ti chiami Anna e hai preferito usare questo nick in luogo di... No, giusto, che cosa devi usare? Si chiami Anna? Ti chiami Anna? Non capisco come fate a fare le partite in 5 minuti. Sì, comunque è una questione di abitudine e non è una cosa che consiglio di fare all'inizio, attenzione. Consiglio assolutamente... Sconsiglio di giocare a così poco tempo all'inizio. Meglio giocare partite più lunghe, pensare, piuttosto che... Ok, 31 persone, ragazzi, siamo a meno 9, vabbè, mancano 3 minuti dalla fine, quindi non penso che qualcuno si iscriverà. Però se lo fate, sappiate che a 40 persone do un'altra membership qui in chat. Membership vuol dire che vi do la possibilità di giocare su chess.com con un account che ha delle features sbloccate. Vi faccio vedere già che ci sono, mentre aspettiamo la fine di questa partita. Aspettiamo nel senso che ormai sono troppo sopra. Sto minacciando cavallo F3 per sbaglio. Nel senso che non è vero che sto minacciando cavallo F3, però sto minacciando cavallo D3. Questo è vero. Adesso anche donna F4 forse arriva. Ok, penso agilmente di poter fare questa. Adesso posso prendere in A3 in realtà. Scacco. Scacco e prendo la torre. Prendo la torre. Ora potrebbe abbandonare il mio avversario, ma figurati se lo fa. Cioè. Oddio! Oddio, ho messo la donna in presa! Oddio! Oddio no. 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 Ragazzi, non ci credo, incredibile. Incredibile. Ragazzi, incredibile, ho messo la donna in presa. Ragazzi, incredibile. Cioè, mo riesce a vincere anche lui, figurati. Ah, no, ho perso di pochissimo, con gli stessi punti. Perché? Lo scontro diretto? Scusa, 10 vinte, uguale, quindi una... Ah, due perse? Scusa, perché sono secondo? Ragazzi, non ha senso, cioè voi capite il senso? Ha fatto forse più partite, ma ha perso più partite, scusa, non ho capito. Cioè, perché? Cioè, non che, voglio dire, sono contento per Danilo alla fine, ha vinto la membership, no? Però c'è un motivo? Secondo voi c'è un motivo? Non capisco il motivo. Buchholz. Ma c'è il Buchholz in queste tornei, cioè. Ma poi scusa, per scontro diretto vinco. Ho vinto tutte le partite contro di lui, credo. No, è proprio a caso questa. Vabbè, comunque, complimenti a Danilo per la membership. A me non serviva, chiaramente. E mi sono chiesto perché. Uno per una questione proprio arbitrale. Però, perché avrei potuto dare la membership a uno di voi. Però va bene, ha vinto la streak più alta. Credi che sia quella, Luke Nitro? Ci può stare. Si calcola i miei avversari. Ma davvero? Che mi sembra strano che si calcoli. Anche perché arrivano un po' a caso gli avversari. Quindi se usi il Buchholz, magari, cioè. No, sono un po' strano. Comunque va bene. Bo ciao 74, grazie per il follow. Bo ciao. Diamo due pezzi e sfondiamo completamente dal Rocco. Ma sì, ma dai. Ma diccelo anche a noi. Sono le tagliatelle di... No. No. No.